è proprio nel cuore della città, Piazza Ferrovia, è luogo di scambi e di incontri e di transiti importanti, e quindi credo che non mancherà di attirare l'attenzione, e quindi soffermandosi si avrà contezza e un colpo d'occhio, un colpo nello stomaco per quello che questa panchina rappresenta. La violenza contro le donne è un fenomeno innominabile e insopportabile che colpisce la nostra società. È un piccolo atto simbolico che fa il paio con tanti altri piccoli atti simbolici che abbiamo avuto in città, dal giardino 8 marzo che abbiamo interamente ristrutturato e dedicato alle donne, che reca un monumento al suo interno fatto dal liceo artistico, un'altra panchina che è qui a pochi metri da Piazza della Ferrovia, disegnata da un artista locale, e tante altre iniziative, anche quella tristissima dell'accoglienza delle 26 giovani vittime della tragedia della contemporaneità e dell'immigrazione, che abbiamo ospitato per gran parte nel nostro cimitero cittadino, con un'opera del maestro Lista che ne ricorda la tragedia. Ultimamente, insieme all'assessore Falcone, abbiamo lasciato una lapide artistica sotto la Carnale, intitolata Vite spezzate, a cura di un artista sardo. Voglio dire, sono quelle che io definisco delle soste di inciampo, nel senso che passeggiando nella città si inciampa simbolicamente in alcune opere che rimandano una tragedia della contemporaneità e dedicano qualche momento di riflessione. Questo, insieme all'azione dei nostri servizi sociali, i nostri sportelli d'ascolto, a Spazio Donne, a tutte le altre iniziative dei sindacati, contribuisce a creare una coscienza civile e anche un accompagnamento alle vittime della violenza, perché mi risulta che anche l'ASL e l'azienda ospedaliera hanno qualche cosa a riguardo, aiutano a fare in modo che questa tragedia della contemporaneità un po' alla volta sia dimenticata e divenga un rottame del passato. Sindaco, con il filo comunque scomentata, lei proprio ieri ha incontrato il questore. Ho incontrato il questore, abbiamo convenuto su una serie di iniziative e lui mi ha garantito che rinforzerà, soprattutto laddove si sono verificati gli ultimi atti di violenza, non trascurando però altre zone della città, intensificherà la vigilanza e l'osservazione. Leggevo oggi sulla stampa che forse già c'è qualche ipotesi che rimanda ai possibili colpevoli di questi furti infami, e che io mi auguro vengano beccati e assicurati senza sconti. Sono episodi che ovviamente creano preoccupazione tra i salernitani. Beh certo, io abito a Via Tassota, quindi tra le altre cose sono preoccupato. Abbiamo un sistema di sono 18 telecamere nuovissime che abbiamo messo in funzione, il centro storico è presidiato, abbiamo i varchi presidiati della ZTL, cioè voglio dire, se serve, se questi vengono in macchina, si fa un repêchage di tutte le macchine transitate, si sa chi è transitato in quei giorni, a quelle ore nella città, quindi quanto nelle nostre umane possibilità, e credo che la questione sia anche in questo che si sta parlando, meccanismi di intelligenza e quindi che obiettivamente portare al abbattimento. Sindaco, intanto Salerno era stata, diciamo, tra le prime comunità a dare anche sostegno alla candidatura a segretario di Minniti, insomma, che adesso sembra essere sfumata, bisogna riposizionarsi in qualche modo. Ma io non credo che sia un gioco di scacchi, francamente, posizioni e riposizionamenti non mi affascinano particolarmente. Io vedrò Minniti venerdì prossimo e così acquisirò anche dalla sua voce diretta che quali sono state le riflessioni che gli hanno suggerito, se è vero, una sua rinuncia. Sulla Repubblica di pagina 3, un'intervista ampia, non ho avuto ancora il modo di leggerla, la leggerò e mi farò un'idea. Ma diciamo, è un'azione che non toglie né mette dal punto di vista del partito, che deve esserci invece severo all'interno del Partito Democratico. È chiaro, Minniti era una persona che avrebbe potuto tranquillamente rappresentare una visione del PD operativo. Ma diciamo, come si dice, tutti siamo utili, nessuno è indispensabile, però bisogna invece prendere spunto dalle sue considerazioni per allargare il dibattito interno e per approfondirlo, così come credo sia necessario, per una grande forza. Parla, insomma, di un partito di
Lorenzo che potrebbe spaccare il PD, questa sembra la base del reddito della dietro fronte di Noemi Minniti. Francamente questo non lo so, francamente non lo so, vedremo insomma. Penso che l'atomo poi è indivisibile arrivato a un certo punto, no? Okay. Un modo un po' più stentorio per far arrivare la voce. Comunque, voi avete ringraziato il Comune di Salerno, sono io a ringraziare voi per quanto avete fatto, per quanto fate e per quanto farete. Credo che questo sia un atto semplice, simbolico, ma che ha un gran valore. Io ringrazio le compagne della CGIL per quello che hanno fatto, CGIL CISL UIL, per quello che hanno fatto, il sindacato, ringrazio la magistratura, ringrazio insomma tutti quelli che hanno partecipato all'iniziativa di questa mattina, con la apposizione nel pieno del cuore della città, in Piazza Ferrovia, luogo di grande transito, di grande traffico, di una panchina che evoca tragedie quotidiane, tragedie innominabili, situazioni inconfessabili. Il dato deve essere costantemente presente nella mente di ciascuno di noi. Le nuove generazioni devono essere incuriosite da una panchina rossa che campeggia all'interno di una piazza, leggere, capire e ricordare.